Tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, lo so che lo volete, ragazzi, lo so che me lo chiedete anche in live. Xyuder, novità per Android, per Fortnite su Android. E io vi dico, ragazzi, gli sto dietro, ragazzi, io controllo sempre. Beh ragazzi, ho una novità per voi, per tutti noi, perché come vedete ragazzi, adesso non lo state vedendo, questo qua è il mio schermo di Android, il mio cellulare collegato al computer. Ragazzi, c'è una novità per Fortnite su Android. È un modo, ragazzi, per avere subito il messaggio non appena il gioco verrà rilasciato per questo sistema operativo. Andiamo subito a vedere, ragazzi, come si fa per poter avere l'accesso anticipato, se volessimo chiamarlo così, per Fortnite su Android. Allora, ritorniamo a scaricare un vecchissimo programma che usavamo l'anno scorso quando facevamo le live di Rules of Survival. Quindi, andiamo su Google. Giustamente qua c'è la copertina del mio, come si dice, cellulare. Da Google noi scriviamo, ragazzi, tap tap, ok? Facciamo proprio passo per passo. Da qui, ragazzi, ci fa vedere il sito giapponese o cinese che sia originale. Clicchiamo su www.taptap.com e come vedete, ragazzi, lui ci fa aprire questo pop-up, che è quello in alto, che praticamente è l'applicazione. Non abbiate paura, cliccate nel tasto a destra in alto, lui ci dovrebbe scaricare tap tap. Forse ho cliccato un po' troppo piano. No, sta caricando, fammi vedere. Ah, ecco, l'ha scaricata. com.taptap1. Guarda che vi tolgo le cose che non vi interessano. Questa roba qua. Comunque, codice download completato sull'applicazione. Ci clicchiamo sopra. Non è un'applicazione che trovate nel Google Play, ma non preoccupatevi che tanto non fa niente, è un'applicazione mondiale oramai. Installa, easy proprio, non richiede nessuna, come si dice, nessuna autorizzazione, quindi meglio ancora per noi. Lui va ad installare tap tap, dategli qualche secondo, non è neanche tanto pesante come applicazione, è una specie di Google Play cinese, ecco, in poche parole. Sappiamo che come ci sono gli accordi Italo-Cina, ci sono anche gli accordi Epic Games Cina, nel senso, quindi hanno delle cose che noi non abbiamo, chissà quanti soldi hanno spendacciato. Mentre lui installa tap tap, ragazzi, mi raccomando, questo video fatelo girare, ragazzi, fatelo girare a tutti i vostri amici, a tutti coloro che volessero cominciare a giocare a Fortnite su Android non appena uscirà, ovviamente. Apriamo tap tap, come vedete si apre, bello lo sfondo nero dietro di me, GG, perché non c'è un'immagine, meglio così non ci perdiamo via in quisquiglie. Come vedete, ragazzi, lui qua ci dà delle pubblicità che a noi non interessano. Questa è la schermata, ah, meno male, questa è la schermata principale di tap tap. Un bel like, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mi raccomando, per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda Fortnite. E la cosa è molto semplice, tasto in alto, ragazzi, la lente di ingrandimento, ci andiamo a scrivere qua Fortnite, clicchiamo di nuovo il tasto della ricerca e magicamente appare un Fortnite. Non lasciatevi ingannare, ci clicchiamo sopra. Cosa succede, ragazzi? Lui ci dice follow o reserve. Ragazzi, reserve vuol dire che ci arriverà il messaggio che saremo inseriti insieme al 1.094.820 persone che si sono già messi nella riserva per scaricare Fortnite. Quindi clicchiamo reserve, gli diamo il nostro numero di telefono, tipo è +39, io ne faccio uno a caso, vediamo che sia 333 00 22 111, per dire confirm to submit, e vedete che non c'è più reserve ma c'è register. Non è un virus, non è niente, non mi permetterei mai di pubblicarvi qualcosa che non sia
di interessante o soprattutto che sia nocivo per i vostri dispositivi, ragazzi, non appena Fortnite per Android verrà rilasciato, noi riceveremo un messaggio in tempo zero. Beh ragazzi, per il momento non si sa altro per quanto riguarda la data di uscita di Fortnite su Android. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando, ve lo ricordo, condividetelo con tutti i vostri amici, lasciatemi un bel commento qua sotto se vi è piaciuto e noi ci vediamo in live! Ciao!